stati. Tra l'altro manca l'aria condizionata, poi siamo un po' accalorati. Comunque è un fatto positivo anche questo. Il calore umano è sempre positivo. Allora questo premio ha avuto una grande partecipazione come al solito. Ogni anno cresce sempre di più. E quest'anno ci sono 42 premiazioni fra concorrenti e premi speciali. Intanto ringrazio tutti i partecipanti, i concorrenti, il pubblico presente, ringrazio coloro, le istituzioni che ci hanno dato il loro partenariato, e ringrazio il Presidente del Consiglio regionale che ci ha dato il patrocinio, ringrazio soprattutto il Sindaco della città metropolitana, dottor Avvocato Giuseppe Falcomatà, che ci ha dato anche questa bella sala che è stata intitolata, forse ancora non lo sapete, allo scrittore Francesco Perri. E una cosa importante a questo grande scrittore. Dopo l'intitolazione del Palazzo della Cultura a Pasquino Curupi, questa sala importante dove si fanno sempre convegni culturali è stata dedicata allo scrittore Perri, molto conosciuto naturalmente, non solo a livello locale, a livello nazionale e internazionale. E procederemo subito ai lavori perché abbiamo tanta carne sul fuoco e quindi non possiamo perdere tempo, anche perché ci sono molti dei premiati che devono andare via per loro esigenze di logistiche, che chiamavano così, e quindi noi inizieremo subito. Intanto chiamo il dottor Filippo Quartuccio, delegato alla cultura del sindaco della città metropolitana, a porgere i saluti. Grazie. Buonasera a tutti, si sente? Buonasera a tutti, grazie, diceva la dottoressa Rossomando, grazie per essere qui, grazie a voi, perché è già il secondo anno che ho il piacere di condividere questo importante appuntamento assieme a voi, un appuntamento che parla di cultura, un appuntamento che si fregia di avere quali ospiti, quali partecipanti, quali concorrenti, persone di un certo calibro, persone importanti, persone che di cultura giornalmente si nutrono. Un appuntamento che giunge alla sesta edizione per ricordare una persona che ha fatto tanto per le persone, diciamo così. Una persona che ha saputo coniugare il lavoro con la famiglia, che ha saputo coniugare l'impegno civico, sostanziandolo nell'impegno ai propri pazienti e alle persone che si rivolgevano a lui per qualsiasi tipo di aiuto. Ecco, è l'impegno della famiglia, l'impegno delle associazioni anche che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, è stato quello di promuovere la figura del dottor Domenico Smorto affinché anche tra i giovani della nostra città si possa avviare un dialogo, una discussione, se vogliamo anche una curiosità interna, interiore, nella speranza che questo aspetto culturale possa incidere veramente nel cuore di ognuno di noi. L'aspetto culturale fondamentale, importantissimo, del quale parlo, sono i valori. Quei valori che anche il dottor Domenico Smorto ha trasmesso a chi ha conosciuto, sono i valori di cui ci dobbiamo nutrire oggi, sono i valori che purtroppo un po' la generazione che ha
come dire, la generazione di oggi, i giovani di oggi hanno un po' smarrito. Il compito non è solo delle istituzioni, ma il compito è della famiglia. Far vivere la cultura nei giovani significa soprattutto che le persone con i capelli bianchi, le persone che hanno studiato, le persone che si sono impegnate, le persone che si sono spese, devono continuare, le persone adulte devono continuare a starci vicine, perché in loro si trova la saggezza e si trova anche la competenza per continuare ad andare avanti. Grazie, vi chiedo scusa, c'è un'assemblea pubblica ad Archi, chiesta da 400 cittadini, perché sapete, i problemi ci sono in tutta la città, l'amministrazione deve essere presente, io l'anno scorso mi sono fermato per tutta l'iniziativa con grande piacere, quest'anno purtroppo non potrò fare lo stesso, sto andando ad Archi perché è giusto che i quartieri vedano i propri rappresentanti politici presenti sul territorio. Grazie e buon lavoro a tutti. Domenico Smorto è nato a Corio di San Lorenzo il 26 dicembre 1949. Ha seguito gli studi classici e subito dopo ha frequentato la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, laureandosi con il massimo dei voti. Ha prestato servizio inizialmente come volontario presso il reparto di oculistica dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo e successivamente, dopo aver vinto l'indetto concorso, è divenuto assistente ordinario nel medesimo reparto, diretto allora dal compianto dottor Rocco Gullace. Trasferitosi a Reggio Calabria, presso il servizio di oftalmologia sociale, diretto dalla dottoressa Anna Maria Rosato, ha svolto compiti riguardanti la medicina legale, occupandosi altresì di collaborare con le relative commissioni di invalidità. Si è spento improvvisamente il 24 giugno 2012. Dottore Smorto, uno dei nostri professionisti conosciuto e stimato sul territorio reggino, come mai lei ha scelto di aderire a questo movimento relativamente giovane? Nel momento in cui ho conosciuto Gilberto Perri, il pastore della nostra comunità, il quale mi ha dato una fiducia, una garanzia tale per cui ho aderito al movimento politico. Io già provengo da una competizione elettorale per il Partito Repubblicano, quindi sono un laico di nascita, diciamo, per cui nel momento in cui ho espresso le mie idee a Gilberto Perri è rimasto talmente esaltato che mi ha voluto nella propria comunità. Quindi ho aderito a questo movimento politico soprattutto per le idee che Gilberto Perri mi ha prospettato. E ritengo che d'ora in poi il cammino che ci accingiamo a percorrere sarà lungo e difficile, però spero appunto nella fede, perché penso che con la fede possiamo ottenere con l'aiuto di Gesù Cristo i progetti che Gilberto si è prefissato, e spero proprio tanto di realizzarli nel breve tempo possibile, di modo che anche con il mio aiuto si può realizzare quello che Gilberto, il desiderio che Gilberto Perri anelava. D'ora in poi opererò anche nel sociale per tutto quello che c'è bisogno, non solo in questo settore ma anche negli altri. Manchi negli occhi della mia mattina, manchi nei fiori e in acqua cristallina, manchi nel cielo dal colore chiaro, manchi nel mondo mio che è tanto amaro. Manchi nell'alba tersa del mio giorno e manchi in tutto ciò che mi sta intorno. Manchi nell'aria della primavera, manchi al mio amor che inutilmente spera. E manchi in uno specchio d'acqua azzurra, e manchi al vento che tuttor sussurra, manchi al mio tempo che è tedioso e rio, ma manchi più di tutto al cuore mio. Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie
mi manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare poi ci piove addosso. Ridigli in faccia al tempo quando passa, per favore. Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano. Amici, amori, affini prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada, la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa. Quindi perché mi scanso invece di scontrarti? E tu perché mi guardi se puoi reclamarmi? Ricordi, ce lo insegnò il 2013. Io e te all'odio non sappiamo crederci. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare poi ci piove addosso. Prendigli in faccia al tempo quando passa, per favore. Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Musica più forte che sfidi la morte. Carezza questa mia ferita. Che sfido la vita. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare poi ci piove addosso. Diglielo in faccia a voce alta di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare perché potremmo ritornare. Papà, insegnami tutto quello che ancora non ho imparato, se ci riesci a distanza. So che la sensazione di te accanto a me è reale. Non farmi sentire una bambina in una barca in mezzo al mare. Insegnami tutte quelle piccole, grandi cose che finora non ho potuto imparare. Forse se lo imparate non come te. Tu trovavi una soluzione a tutto. Insegnami a raccogliere un fiore in un prato di margherite. Dimmi che ogni fiore ha un significato e un profumo diverso. Perché io di questa vita ne sto assaporando di sapori vari. Il sapore che provo adesso è amaro, ma so che pensandoti quello che è aspro diventerà dolce, dolcissimo. Dimmi quante cose dovrò portare con me quando partirò per un lungo viaggio e dimmi di cosa dovrò vestirmi, di paura o di coraggio. Da te ho imparato tanto, ma non abbastanza. Tu, strappato alla vita così presto, dimmi che ci sarai anche se non ti vedo e sarò più forte. Tutte quelle cose che non ho potuto fare in tempo a dirti forse vengono ascoltate in quel sordo silenzio che ora ti caratterizza. Un rapporto che nell'eternità non finirà mai, nel tempo, nell'infinito essere e divenire, quel rapporto di padre e figlia non finirà mai. Il principe azzurro, tu, quello vero che ti porta per mano e tutto il resto è solo contorno. Ricordare non può impedire niente a nessuno, non resta altro che ricordare, guardando un oggetto, una foto. Oh, quante cose che non ti ho detto.
buonasera a voi e benvenuti al premio Smorto. Il video che il nostro Francesco Nucara ha presentato questa sera ogni anno ricorda una figura, la figura del dottore Smorto, che è tanto cara a noi associazioni. Cara a noi associazioni perché lui era sempre presente in tutti gli appuntamenti, in tutte le manifestazioni. E naturalmente vivendo di cultura, vivendo di arte, è stato il compagno di colei la quale promuove di anno in anno un premio che ormai è diventato così importante. E l'applauso va dunque non solo al nostro dottore Domenico Smorto, ma alla grande, mi permetto di dire, poetessa della calabresità, che è Rossana Rossomando. Un premio dunque che vede tantissime suddivisioni e categorie. Queste targhe dimostrano proprio, come diceva prima il dottore Zangari, la grande partecipazione qui presso il palazzo dell'amministrazione provinciale. Sappiamo che molti che verranno premiati stasera, chi addirittura dovrà partire in aereo, quindi ci sarà un via vai di personaggi che si alterneranno qui sul nostro palcoscenico. Ma iniziamo con, sentiremo di volta in volta i nostri vari componenti del comitato scientifico, che tra l'altro sono seduti qui accanto a me, così come l'applauso va anche a colei la quale è un po' il movimento della famiglia Smorto, perché rappresenta la continuità. Un applauso appunto alla grafia del dottore Smorto. E lei appunto ci darà una veramente grossa mano nel consegnare le targhe. E partirei proprio da quella che è la ricerca medico-scientifica. Al dottore Giuseppe Garufi consegna appunto il premio Rossana Rossomando. Al dottore Domenico che è stato fatto una sesta edizione 2018, Associazione Culturale Due Sicilie, Le Muse Laboratorio delle Arti, premio Lettere, Arte e Scienza per l'area dello Stretto, al dottore Domenico Smorto, premio speciale per la medicina, al dottor Giuseppe Garufi. Pregherei al dottore di far vedere la targa anche alla commissione, così io posso anche leggere la motivazione. Per l'approfondita ricerca medico-scientifica in ambito veterinario, per l'importante dedizione al mondo degli animali domestici e alle loro problematiche di vita, per aver reso al territorio calabrese un ottimo riferimento per la salvaguardia dei piccoli amici dell'uomo, la giuria al dottor Giuseppe Garufi. Continuiamo e questa volta appunto sarà io a consegnare il premio al dottore Antonio Foti, premio speciale per la medicina. Al dottore Antonio Foti per gli alti meriti professionali acquisiti nell'ambito di una più che trentennale carriera nel settore medico-oculistico, per aver approfondito la ricerca e aver fornito nuovi orizzonti alla scienza e alla cultura medica del nostro territorio. La giuria. Continuiamo
Continuiamo con il terzo dei premi speciali per... Sì, prego, 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 sì. Siamo tanti, quindi cerchiamo... Prego, si può sedere qui accanto a noi, sì. Il dottore Domenico Smorto era mio primo cugino. Era mio primo cugino, quindi poi abbiamo avuto un rapporto che superava la parentela. Sono sinceramente commosso e grato per l'onore concessomi dalle associazioni Le Muse e delle Due Sicilie. Ricevere questo riconoscimento mi inorgoglisce, perché è dedicato alla memoria del dottor Domenico Smorto. Mimmo, come si usava tra noi, era il mio carissimo primo cugino, nonché collega, era oculista come me. Ed i nostri rapporti interpersonali andavano oltre il grado di parentela. Egli era un uomo buono, questo lo voglio, è molto buono, una pasta di uomo, dal tratto signorile innato. Tutta la parentela gli riconosceva, che suscitava stima e benevolenza. Questo premio, fortemente voluto da Rossana, lo testimonia e ce lo fa ricordare con grande affetto. Vi ringrazio tutti, e per me è stato un grande onore. Grazie, dottore. Quindi, per la ricerca medico-scientifica, premio speciale per la medicina al dottor Michele De Martin. Premia la dottoressa Veccia. Il dottor Michele De Martin vince appunto il premio alla carriera medico-scientifica per l'ampia ricerca svolta nell'ambito medico della urologia e della nefrologia, per l'assoluta dedizione a un pubblico di pazienti e alla loro imprescindibile necessità, per l'attenzione alle malattie urologiche e alla loro risoluzione tramite pregiati approfondimenti scientifici. Buonasera a tutti, io ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti per questa manifestazione, per questa bella coreografia, ma soprattutto per la gradita onorificenza che mi hanno riservato. Per me è un ambiente un po' nuovo questo, perché abituato di solito nelle aree congressuali prettamente scientifiche, dove in effetti non si respira questo calore, dove troviamo soltanto numeri, statistiche e cose varie. Per me è una bella soddisfazione poter condividere con voi certi momenti, perché la medicina non è soltanto una arida materia prettamente scientifica. La medicina, secondo me, è, diciamo che è a cavallo tra la vita e la morte, quindi ben venga anche una certa preparazione umanistica, filosofica e soprattutto ben venga quel senso di responsabilità che ci deve guidare non esclusivamente dal punto di vista scientifico, quindi al di là delle nozioni, non dimentichiamo che siamo anche uomini. Volevo solo aggiungere che mi è gradita un minimo ricordo, ovviamente lo voglio fare perché è sentito. Diciamo che tutto sommato è una manifestazione non tanto scientifica per quanto mi riguarda, non penso di essere stato premiato per le mie mediocri capacità, ma soprattutto vorrei che ricordassimo tutti assieme il carissimo Mimmo Smorto, il quale impersonava perfettamente quelle qualità che ho poc'anzi menzionato, ed era proprio tipica del suo modo di essere la discrezionalità, l'affetto,
l'umanità e l'amore per il prossimo. Grazie mille. Andiamo alla sezione premi speciali della giuria. Premio speciale della giuria, dottor Domenico Smorto, per la ricerca, lo studio e la diffusione della lingua reggina, al dottor Salvatore Ventura. Consegna il premio alla nostra Rossana. Un lavoro pregevole, dedicato a un vocabolario che ci fa riscoprire il senso del dialetto. Giusto, professore, lei ha creato, insomma, l'introduzione al testo. Autore del Dizionario della Lingua Reggina, per aver evidenziato, al di là del rigore scientifico, nella ricerca filologica che ha restituito autenticità alla nostra parlata, tutti i fattori antropologici, storici, umani e culturali, carature di una civiltà unica e irripetibile che affonda nel mondo greco-latino le radici che sviluppano la pianta del nostro presente. Al dottore Salvatore Ventura consegnano il premio Rossana Rossomando e il professore Stefano Mangione insieme. Prego. Credo debba partire tra pochissimo. Premio speciale della giuria a Carmela Maria Saraceno. E qui, eccola qua, un applauso, perché sappiamo che è venuta appositamente. Grazie, dottore. Il premio naturalmente lo consegnerà, salve, alla scrittrice Carmela Maria Saraceno per il romanzo Il fiore dei miei anni. L'opera, attraverso un iter biografico, traccia un'epopea familiare dalla quale emergono fattori antropologici, storici, tradizionali, mitici, e recupera una umanità che ha nobilitato la civiltà contadina e creato i presupposti per l'edificazione della modernità. Buonasera a tutti, buonasera e grazie di cuore a parenti, amici e colleghi qui presenti per condividere questo momento di grande gioia. Si vede che sono molto emozionata e si sente pure. Comunque sono emozionata tanto quanto contenta. L'opera premiata ha per titolo Il fiore dei miei anni. Questo vuole essere un libro di ricordi. È proprio grazie ai ricordi, infatti, che a ciascuno di noi è dato ricostruire e rivivere quel vissuto che altrimenti sarebbe andato perduto per sempre. L'ho voluto dedicare a Gianni, mio marito, che purtroppo per motivi di salute non è qui presente, ai miei due figli, Domenico e Giuseppe, ai miei quattro nipotini, Giovanni, il primo nato, Giulio, Miriam e Giovanni Junior. A tutti il mio più forte e tenero abbraccio. Ho voluto fare questo regalo affinché i miei figli un giorno potessero richiamare alla memoria il loro percorso di vita,
dalla prima infanzia fino all'età adulta e affinché i miei nipotini, diventati grandi, se curiosi, potessero conoscere la storia della famiglia, potessero conoscere l'ambiente, il paese dove i loro papà sono nati, cresciuti e dove sono stati formati. Ho voluto infine ringraziare anche Gianni, mio marito, che mi ha supportato con tanta pazienza e anche sopportato, aiutandomi a vivere quelli che sono stati i giorni, anzi direi i periodi più bui e infelici della mia vita. Poi voglio ancora aggiungere, come speciale è il premio conferito da questa giuria, i figli e i nipoti sono doni speciali anch'essi e, rievocando l'immagine riportata nel testo, mi piace definirli i gioielli più preziosi, quelli che non nella cassaforte né nello scrigno, ma nel profondo del cuore vanno custoditi. Concludo ringraziando tutti per la presenza e l'attenzione prestata. Un grazie sentito, è proprio il caso di dire speciale, ai componenti la giuria per aver saputo leggere tra le righe i miei pensieri più profondi, regalandomi così l'opportunità di essere qui stasera e di vivere questa esperienza straordinaria, difficile veramente da dimenticare. Grazie, grazie di cuore. Grazie ancora e auguri. Sempre premio speciale della giuria, ma non è qui presente perché diciamo è in dolce attesa, di conseguenza siamo contenti per la signora, ma riceverà il premio la professoressa Mattia Milea, che è presente qui. Grazie, Daniele, lo consegni tu. A Anna Maria Stanganelli, brillante e prestigiosa protagonista della riflessione matematica contemporanea, con le sue ricerche in Italia e all'estero, contribuisce a tracciare un segno indelebile nella storia di questa disciplina, un premio ad una carriera straordinaria e ricca di successi. Premio ad Anna Maria Stanganelli. Prego. Buonasera a tutti e grazie a nome della dottoressa Anna Maria Stanganelli che ha ricevuto questo prestigioso premio. È una insegnante molto ancora giovanissima, appena trentenne, e oggi non è qui perché è in gravidanza, per cui non stava molto bene. Quindi ringrazia tutti e soprattutto ringrazia per i meriti, perché io la conosco personalmente e posso dire che è meritatissimo questo premio, perché è una ragazza che si è distinta anche all'estero, è una matematica e questo fa onore alla nostra terra e soprattutto fa onore ai nostri giovani che, anche se hanno studiato all'estero, continuano poi a spendere le loro conoscenze, le loro abilità e competenze qui in Calabria. Quindi complimenti per vivissimi alla nostra Anna Maria. Grazie. Pregherei a Rossana Rossomando di avvicinarsi, grazie. Ora il premio a personalità illustri. Premio personalità illustri
al giornalista, direttore dell'emittente Melito TV, canale 817, il dottore ingegnere Bruno Taverna. La motivazione è la seguente. Premio Lettere Arte e Scienza per l'area dello Stretto al dottore Domenico Smorto, premio speciale alla cultura al dottore Bruno Taverna per i prestigiosi meriti acquisiti tramite la fondazione di Telemelito e la diffusione di ottima cultura su tutto il territorio della nostra Calabria. La giuria. Continuiamo alla seconda sezione, sezione Silloge di poesia edita, od inedita in lingua italiana, ma una piccola introduzione e appunto facciamo fare il saluto al professore Stefano Mangione, così brevemente ci dice le coordinate che hanno seguito prima di procedere alle tre premiazioni. Sarò breve, ho finito. Il premio è stato illustrato in precedenza da illustri colleghi, quindi non è il caso che io mi soffermi su quello che è stato già detto. Devo semplicemente aggiungere che il premio negli anni si è sempre affermato di più, non soltanto nel nostro territorio, nella nostra città, ma anche in Italia, perché abbiamo avuto tante partecipazioni dalle altre regioni, e non soltanto di poeti e di scrittori, ma anche di storici, di studiosi anche nel campo scientifico. Vuol dire che il premio ha avuto un impatto molto positivo e si è messo all'attenzione non soltanto dei settori specifici che sono propri e sui quali ha competenze il premio, ma anche nell'ambito sociale, nell'ambito politico e nell'ambito sociale in generale, in tutta Italia diremo. Io, quale componente della giuria, farò un breve excursus su quella che è la qualità del premio dal punto di vista proprio letterario. È una qualità molto 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 alta, cioè i poeti, gli scrittori che hanno partecipato e che sono stati premiati hanno dimostrato di avere del vero talento e narrativo e poetico. La loro espressione scritta, salvo rarissimi casi, è un'espressione molto molto alta, molto molto aperta e soprattutto rispettosa della lingua italiana, cosa rarissima oggi in Italia, specialmente, non voglio offendere nessuno, per quanto riguarda i mass media e specialmente quelli televisivi, dove ascoltiamo spesso orripilando delle espressioni che in altri tempi avrebbero contemplato la pugilazione alla schiena per un anno, ma ciò purtroppo, siamo in democrazia, non è possibile. Gli scrittori invece, i poeti, hanno composto delle opere che sono pregevoli sia dal punto di vista della poetica sia per quanto riguarda la loro espressione. Ci sono elementi di novità e di originalità. Questo perché? Perché solitamente fanno parte del sommerso, cioè di quella lunga teoria di talenti che non vengono posti all'attenzione dei mass media e che non hanno agganci e vie preferenziali
per quanto riguarda la possibilità di pubblicare le loro opere e di farsi e di affermarsi. Ma questo purtroppo è storia notoria a tutti. Noi come premio abbiamo invece deciso di premiare proprio questi soggetti, questi artisti, questi talenti, perché il premio ha questa caratura fondamentale, quella della novità e della originalità. E tutti i poeti, gli scrittori sono degni di encomio e di essere elogiati. Si è verificato qualche inghippo, diciamo, di comunicazione, per cui voi capirete che stante la messa veramente notevolissima di opere pervenute, spesso l'abbinamento non è stato puntuale e si sono creati degli equivoci che però sono stati immediatamente chiariti, e per cui diciamo il premio non lascia ombra di dubbio, anche perché le opere sono state riesaminate in maniera oggettiva e soprattutto sulla documentazione pervenuta. Mi scuso per la mia prolissità e ringrazio soprattutto la professoressa Rossana Rossomando, che veramente meriterebbe ella di essere premiata per l'istituzione di questo premio che onora la città, la Calabria e anche l'Italia. Grazie. Professore, è stato chiarissimo, come sempre. Ora, a tal proposito, Rossana vuole dirle qualcosa. Buonasera a tutti, io vi ringrazio ancora una volta di essere qui numerosi a ricordare insieme a me la figura di mio marito. E questo per me un modo per vivere, un modo per andare avanti, ricordandolo, ricordando i suoi valori, ricordando la sua persona. E per me è un appuntamento indispensabile, è una cosa che farò finché vivrò e finché potrò. E adesso però vorrei ringraziare pubblicamente le persone che ogni anno con me collaborano in modo molto affettuoso e molto partecipe alla realizzazione di questo premio. Primo fra tutti il professor Giuseppe Livoti, che con la sua meravigliosa associazione Le Muse, della quale io ho l'onore di far parte anche del direttivo come referente di poesia e letteratura. Il professor Livoti è sempre partecipe a 360 gradi alla realizzazione di questo premio, perché anche lui insieme a me ricorda con affetto la figura di mio marito. Io vorrei premiarlo per questa sua affettuosissima partecipazione annuale. Ecco, prego di consegnarmi la targa che io ho voluto realizzare per lui. Premio Dottor Domenico Smorto, premio speciale alla cultura, professor Giuseppe Livoti, per gli alti meriti personali conseguiti nell'ambito di una cultura poliedrica, attivata attraverso la proficua e straordinaria associazione Le Muse, per le stupende doti di presentatore ineguagliabile, critico d'arte e giornalista, unico esempio nel territorio calabrese, la fondatrice Rossana Rossomando. Contemporaneamente vorrei ringraziare gli altri miei illustri collaboratori, fra cui principalmente il professor Matteo Galletta, che è qui al mio fianco, il quale è sempre presente e sempre stato un grande sostenitore e promotore di questo premio. Per favore, un applauso.
Vorrei ringraziare oltretutto la dottoressa Rosilita Veccia, che è qui vicino a me, la cui presenza è sempre di grande spessore fra noi in tutte le edizioni del nostro premio. Vorrei ringraziare inoltre il dottor Giuseppe Zangari, presidente dell'Associazione Due Sicilie, Daniele Zangari, che è sempre, diciamo, promotore e collaboratore di questa manifestazione. E oltretutto vorrei ringraziare il professor Stefano Mangione, che è premio Montale 1990, scrittore, saggista, giornalista di grande spessore, e vorrei fargli omaggio di questa targa che io ho desiderato col cuore realizzare per lui. Premio alla cultura, professor Stefano Mangione, per gli alti meriti riconosciuti attraverso un'ampia cultura letteraria acquisita attraverso decenni di attività di approfondimento e di ricerca, per l'affettuosa e inestimabile collaborazione al premio Aria dello Stretto, dottor Domenico Smorto, la fondatrice.